Ma io credo che sia emersa invece molto chiaramente durante la recente direzione. Il Partito Democratico auspica che si individui, partendo dall'attuale maggioranza, una personalità che possa garantire, diciamo, la figura di un Presidente della Repubblica adeguato a un momento difficile come questo. Chiaramente la candidatura del Presidente Berlusconi in questa fase è un ostacolo a un confronto di quel tipo. Ecco, oggi è uscita un'agenzia dove sembrerebbe che ieri il Movimento 5 Stelle, incontrandosi, ha fatto il nome della senatrice Segre. Potrebbe essere un'alternativa valida. Ma io credo che fare nomi in questa fase, in questo modo, mi permetta, rischi di essere un errore. Io credo che si debba chiedere a tutti la responsabilità e aprire un confronto ampio, serio e vedere su quali nomi si possa convergere, diciamo, in un'ottica che va al di là degli schieramenti politici. Ecco, Detto ritornando. questo, la senatrice Segre è un nome, voglio dire, indiscutibile, però proprio per questo forse non so se era così opportuno farlo. Vorrei fare anche una domanda per quanto riguarda le votazioni. Si sta discutendo su chi ha il Covid oppure no, se può partecipare a questa votazione. Sembrerebbe esserci anche un'apertura da parte di Sileri. Voi come valutate questa cosa? Ma ci sono gli organi che se ne stanno occupando e faranno le loro valutazioni. Detto questo, noi siamo cittadini come tutti gli altri, abbiamo un dovere costituzionale, bisogna mettere insieme l'esigenza di garantire il corpo elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica con il rispetto delle norme vigenti. Non è facile, stiamo provando a fare, lo stanno facendo, credo che si arriverà a una soluzione.